Diciamocela tutta, c'era proprio voglia di carnevale nella nostra città dopo ben 3 anni di stop. È tornato nella sua interezza e nella sua normale tradizione la manifestazione denominata più dolce d'Italia grazie al lancio di cioccolate e caramelle dai 4 nuovi carri allegorici realizzati dai maestri carristi fanesi. E allora avanti Paccassoni coi carri a ta ta ta. Dopo i 3 botti iniziali, in totale su Viale Gramsci hanno sfilato ben 13 opere allegoriche di seconda e prima categoria, di questi ultimi Pacevolissimevolmente, seguito da Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima, Pop Connection e The Dark Side of the Moon, che hanno rispettato il tema In viaggio col Voulon, spazio all'arte. Bon dentro al carnevale. Pupo invece è stato dedicato a Samantha Cristoforetti. Grazie al patrocinio con l'Associazione Spaziale Italiana, il prossimo 11 e 12 febbraio a Fano arriverà un altro astronauta, Paolo Nespoli. A chiudere il corteo invece la Musica Arabita, che proprio quest'anno compie 100 anni con un carro tutto nuovo. Ma sì, è finita benissimo in tutti i sensi, perché il tempo è stato clemente, perché ci siamo divertiti, c'è stata una bella atmosfera, perché siamo il carnevale più antico, ma siamo il più futurista, ma siamo il più dolce, ma siamo Ermeio. 10.000 le persone presenti tra fanesi e turisti che nel pomeriggio hanno assediato il viale. È eccezionale, sicuramente una delle più belle manifestazioni d'Italia. Vengo sempre a Fano e soprattutto dovrebbero più incentivarla. Verrà anche le prossime domeniche? Ma sicuramente verremo anche con il gruppo di amici che ho Pesaro. Sei di Fano? No, neanche. Sei da sola con le amiche? Ecco, la famiglia. Con tutta la famiglia, tutti i vestiti. Sicuramente vi è piaciuto il carnevale di Fano? Sì. È la prima volta che venite? No, è la seconda. Buon carnevale. Grazie mille. Sei di Fano? Sì, sì, abitiamo tutti quanti a Fano. Tutti gli anni venite a mascherarvi al carnevale? Sì, se c'è la possibilità che abbiamo il tempo. È una tradizione a cui non si può rinunciare? È una tradizione alla quale non si può rinunciare. È una... Si sta bene tutti quanti insieme. Vi mancava il carnevale? Sì, negli ultimi 2 anni ci è mancato tanto. Quest'anno avete recuperato alla grande? Si recupera alla grande quest'anno, per come si vede, per com'è l'atmosfera oggi, come prima domenica. Allora vogliamo augurare a tutti buon carnevale? Buon carnevale a tutti. Ciao. Da che cosa sei vestita tu? Da Minnie. Oh, che bella che sei, col vestito rosso. Anche stamattina sei stata al carnevale dei bambini? Sì. Ti è piaciuto? Sì. Torni anche la prossima domenica. Sì. Allora saluta Fano TV. Ad aprire la sfilata le cariche istituzionali, comunali e regionali, tra queste il sindaco Seri e il presidente della regione Acquaroli. È bello dopo la pandemia vedere tanta gente, tante famiglie e tanto movimento. Torniamo alla normalità senza limitazioni, tanta gente, tanti rappresentanti istituzionali, come giusto che sia, è arrivato anche il sole, allora vive il carnevale. Al corteo presente anche l'onorevole Antonio Baldelli. C'è bisogno anche di leggerezza, c'è bisogno anche di allegria. Oggi siamo qua a vivere un giorno spensierato e domani ci rimetteremo al lavoro per la nostra nazione. Gli ospiti di questa prima domenica sono stati Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Buzz, direttamente dalla trasmissione radiofonica Tutti Pazzi per RDS, che nonostante il freddo si sono prima divertiti lanciando i dolciumi dai carri e poi intrattenendo gli spettatori dalla torretta della direzione. Viva Fano! Viva il carnevale! Ciao Fano! Ora si replica il 12 e 19 febbraio, ma durante la settimana ci saranno altrettante iniziative e appuntamenti in programma, tra questi la Notte dei Colori in Centro Storico il 18 febbraio, la Mostra dell'Arabita e i Veglioni per Grandi e Piccoli. Di questa prima domenica se ne è poi ampiamente parlato negli studi di Fano TV con il programma In Viaggio col Voulon, in diretta sul canale 19 a partire dalle ore 21 con ospiti e collegamenti, programma che proseguirà anche le prossime 2 domeniche del 12 e 19 febbraio.